Prepariamo insieme la conserva di fagiolini e pomodori. Conserviamo l'estate nei boccacci. La prepariamo insieme? Esce Manen! Per preparare la nostra conserva avremo bisogno di fagiolini, pomodori maturi, basilico e il sale che ho dimenticato di mettere sul piano di lavoro. E naturalmente dei boccacci già sterilizzati. Quindi spuntiamo i fagiolini e trasferiamoli in acqua. Scegliete dei fagiolini freschi, mi raccomando. Quindi lavate accuratamente i fagiolini, prima in acqua in ciotola e poi sotto acqua corrente. Tagliate i pomodori a metà o in quattro a seconda della loro grandezza. Così. A questo punto iniziamo a trasferire gli ingredienti nel boccaccio. Quindi prima i pomodori, mezzo cucchiaino di sale, il basilico, facciamo una leggera pressione e sistemiamo i fagiolini. Io li ho lasciati interi. Se voi volete potete anche dividerli a metà, ma io non lo farei. Ecco. Quindi sistemate bene bene i fagiolini, sempre facendo una leggera pressione. Tenete presente che in cottura gli ingredienti si abbasseranno. Quindi sistemate i fagiolini, premete e aggiungete di nuovo i pomodori, sempre premendo, così. Ecco, fino all'orlo. Aggiungete quindi mezzo cucchiaino di sale. Altro basilico, sempre premete, e pochissima acqua, giusto un dito. Chiudete col tappo, anch'esso sterilizzato, e continuate fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Quindi di nuovo pomodori, sale, basilico, fagiolini, pomodori, ancora sale e basilico, acqua e chiudete. A questo punto trasferiamo i boccacci in una pentola capiente. Aggiungiamo l'acqua fino a ricoprirli, così. Io ho aggiunto anche un canovaccio in modo che durante la fase di bollitura i boccacci non rischino di rompersi. Quindi portiamo sul fuoco e portiamo a bollore a fiamma media. Calcoliamo 40-50 minuti dal momento del bollore. Quindi, dopo aver bollito i boccacci per circa 50 minuti a seconda della loro grandezza, li andiamo a riporre in dispensa al buio. Si conservano per circa 6 mesi. E mi raccomando, chiudeteli bene bene, altrimenti entra l'aria nei boccacci. Questo è suggerimento di regista, non è cosa mia. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima. Ciao!